ce l'ho fatta, cosa ci sotto. Bravissima, bellissimo. Buonasera onorevole, sono Donatella Gentilini e le volevo presentare Lucrezia e Camilla che saranno le sue tutor per il progetto Programma il Futuro. Riesci a scrivere un programma che fa arrivare questo cane fino al gatto? Dobbiamo prendere questo blocco e spostarlo sull'area di lavoro, attaccato a quest'altro blocco che... qui c'è scritto quando si clicca sulla sedia. Personaggio 1 tocca il personaggio 2. Queste qui non si possono attaccare, però vanno comunque insieme. No, 200. Fatto. Io che non sono una nativa digitale, che quindi ho dovuto imparare anche a dovermi approcciare con degli strumenti che sono senz'altro utili ma anche difficili nel rapporto, nella gestione proprio quotidiana. Penso che partire già da quest'età, nel prendere consapevolezza e coscienza del mezzo sia fondamentale. All'inizio sembra difficile, ma poi se ci pensi bene è facile. Ma perché ho delle maestre, delle insegnanti bravissime, quindi la crea una storia come vuoi tu. Quando hai fatto, clicca su condividi per far provare la storia ai tuoi amici sui loro smartphone. Allora, questi qua sono i personaggi. Allora, vediamo... Bisogna spostarlo e metterlo su sì. Dai, una strega è bello, facciamo una streghetta. Però bisogna cliccare sulla strega. Ok. Un altro personaggio se vuoi per aggiungere. Tipo una, se si colpisce un personaggio, se aggiunge un punto, oppure se... Quello che vuoi tu puoi fare. Allora, qui... Sempre lo stesso blocco per prendere il personaggio. Va bene, allora facciamo un terzo. Perché così almeno... Così sono in tre, non era per lei. Si clicca sul personaggio. Dobbiamo fare la palla di fuoco blu. Va bene. Dov'era? Eccola qui. Significa... appunto non rimanere passivi davanti allo schermo, ma invece provare a governarlo ed essere capaci di entrare in connessione con tutto quello che poi c'è dentro. Oggi è un gioco, domani sarà l'informazione. Possiamo finire. Time out.